La forte scossa di terremoto questa volta si è scaricata sotto i monti del Matese, zona classificata da sempre ad alto rischio sismico a 10 km di profondità. Uno dei comuni più colpiti, epicentro del sisma, è Piedimonte Matese, dove sono state dichiarate inagibili alcune abitazioni del centro storico, un'ala del palazzo di città e l'ultimo piano dell'ospedale. A caldo le dichiarazioni del vice sindaco Costantino Leuci. La situazione naturalmente è di molta paura. Fortunatamente non ci sono pervenute segnalazioni di danni a persone al momento, quindi questo possiamo escluderlo già abbastanza sicuramente. Non ci sono pervenute segnalazioni di danni strutturali, di cedimenti, non vi sono stati crolli al momento, non vi sono visibili crolli. Viceversa sono numerose le lesioni evidenti in molti edifici, sia del centro storico sia in edifici residenziali. Tanta paura anche sul versante molisano del Matese, in particolare nei comuni di Rocca Mandolfi, San Massimo e nella località sciistica di Campitello Matese, in questo periodo affollata di turisti, ma non si sono registrati danni, come ci conferma il sindaco di San Massimo, Fulvio Manfredi Selvaggi. La situazione fortunatamente si è calmata, non si è avuto alcun danno, anche se si è avuta molta paura perché la scossa si è sentita in modo violento e duraturo, cosa anche a Campitello, dove ho telefonato e mi hanno detto che anche lì si è sentita per molto tempo. In piena attività anche la Protezione Civile, ancora nelle mani di Alberta Delisio, che nelle prossime ore lascerà l'incarico, già all'opera mezz'ora dopo l'evento sismico alle 18.30 di ieri sera. La situazione direi è sotto controllo, ad ora non abbiamo segnalazioni di particolari danni sul territorio molisano interessato dalla scossa, quindi parliamo della zona matesina. Tuttavia adesso stiamo procedendo a fare un monitoraggio anche di tipo telefonico con i sindaci e le compagnie dei carabinieri, comunque delle forze dell'ordine che insistono in quella zona, per avere contezza se ci sono danni o se ci sono, insomma, tranquillità. Comunque abbiamo richiamato in servizio tutto il nostro personale. Che consigli si sente di dare ai molisani? Purtroppo non abbiamo la possibilità di prevedere quello che può accadere, perché sappiamo che i terremoti non si possono prevedere. Certo. Ci sono in atto, c'è una sequenza sismica, ovviamente che anche l'Istituto Nazionale di Geofisica per il tramite del dottor Boschi ci conferma, ed è tutto naturale a seguito di una scossa di magnitudo 5. Di essere prudenti, ma insomma sereni, evitare ovviamente nel caso di scosse di recarsi in zone che sono notoriamente pericolose, quindi affollarsi per le scale, se si è in luoghi chiusi uscire dalle uscite di emergenza con ordine, se si è in casa portarsi sotto travi portanti o comunque in luoghi dell'appartamento conosciuti come più sicuri.